Il film è ambientato in un futuro prossimo post-apocalittico, in cui il livello del mare è aumentato a causa del rapido cambiamento climatico. Questo ha reso la Terra per lo più inabitabile, così un gruppo di scienziati si è avventurato nello spazio per trovare una soluzione. Dopo anni di ricerca, hanno costruito 80 grandi rifugi sui piani orbitali della Terra e della Luna. Poi, durante i decenni seguenti, il 90% della popolazione umana si è trasferita lentamente lì. Per quanto riguarda il restante 10%, era contraria al piano e quindi decise di rimanere sulla Terra. Per i primi anni, tutti vivevano in pace, ma poi, i cittadini di alcuni rifugi formarono un gruppo radicale noto come Repubblica Adriana. Cominciarono ad attaccare gli altri abitanti dei rifugi, perché la Repubblica Adriana voleva assorbire tutto il potere per se stessa ed eliminare chiunque incontrasse sulla sua strada. Fortunatamente, gli umani rimanenti formarono una forza alleata, provocando decenni di guerra brutale. Nella prima scena, ci viene presentata la capitana Yun-Yung-Yi, una coraggiosa mercenaria delle forze alleate. Ha guidato la sua squadra in innumerevoli missioni di successo contro la Repubblica Adriana, ed è ancora molto abile. Un giorno, viene vista combattere valorosamente mentre si fa strada attraverso un esercito di nemici robotici. Durante la battaglia viene però colpita alle dita, rivelando che in realtà è un robot. Perfino lei non lo sapeva, lasciandola in totale incredulità. Il secondo successivo viene disattivata, e l'intera cosa si scopre essere una simulazione di combattimento virtuale. Viene quindi rivelato che il robot è in realtà una versione AI della capitana Yun, poiché è in coma da 35 anni. È rimasta ferita a morte durante una battaglia, ma poiché era la miglior combattente che gli alleati avevano da offrire, stanno cercando di riportarla indietro. Successivamente diversi ricercatori e scienziati si avvicinano al robot e conducono un po' di diagnostica. Provengono da un'azienda tecnologica chiamata Chronod. Poco dopo, il dottor Yun Seo-yun, la caposquadra del progetto di ricerca intitolato Yung-e, entra nella stanza di simulazione. In realtà è la figlia della capitana Yun, e il suo obiettivo principale è commemorare sua madre come un eroe di guerra piuttosto che una fallita. Così, insieme a molti altri ricercatori della Chronod, ha copiato i dati cerebrali della capitana Yun per installarli in corpi android, nominando il progetto Yung-e. Più tardi, in un incontro con i vertici, il direttore della Chronod Kim Sang-on spiega che attraverso le simulazioni dell'ultima missione fallita della capitana Yun hanno cercato di estrarre dei dati per la memoria di combattimento, che potrebbero essere utilizzati per sviluppare un'intelligenza artificiale eccezionale. Tuttavia, in ogni simulazione il robot fallisce per qualche motivo sconosciuto. Di conseguenza, i vertici sono insoddisfatti dal progetto Yung-e, e invece fanno commenti irriverenti su come la capitana Yun avrebbe potuto concludere la decennale guerra tra la Repubblica Adriana e le forze alleate se avesse completato la sua ultima missione. Dopo l'incontro, il direttore Kim informa Seo-yun che i superiori hanno accettato di dare il via libera al progetto, a condizione che l'IA superi il test di simulazione. Kim si presenta come l'esilarante aiutante che crede nel progetto Yung-e, e aiuterà Seo-yun fino alla fine. Successivamente, un nuovo membro dello staff, Jae-kyung, avvia una conversazione con Seo-yun dopo aver eseguito alcuni test diagnostici su un androide. Lui afferma di essere un grande fan della capitana Yun, e che la considera un supereroe. Dopo un po', Seo-yun rivela che l'unico motivo per cui sua madre è diventata una mercenaria è stato per pagare le sue cure, poiché Seo-yun era malata di cancro quando era bambina. Purtroppo, il giorno dell'intervento, che ha avuto successo, la capitana Yun è stata chiamata per una missione. Questa si è rivelata essere l'ultima, che l'ha lasciata in condizioni critiche e alla fine in coma. Nel presente, Seo-yun finisce il lavoro e va a sostenere il test di etica. Questo è un requisito per tutti i dipendenti della Chronod, che aiuta a differenziare i robot dagli esseri umani. Sulla strada, ricorda l'ultima volta che aveva visto sua madre. Le due si erano abbracciate e avevano strofinato le guance prima dell'operazione di Seo-yun. Successivamente, va dal suo medico per un normale controllo del corpo. Quando le scansioni a raggi X sono terminate, sfortunatamente viene rivelato che il cancro infantile di Seo-yun è tornato, e ora le restano solo 3 mesi di vita. Il dottore la informa che la migliore cosa da fare è quella di copiare e trasferire i suoi dati cerebrali in un corpo protesico. Procede quindi a spiegare le diverse categorie di corpi, a partire da un costoso corpo protesico di tipo A che le concederà pari diritti umani da parte del governo. Spiega anche che se sceglie di optare per il tipo B meno costoso, il governo potrà accedere ai dati del suo cervello, e così alcuni diritti umani fondamentali come il matrimonio, la libertà di movimento e l'adozione saranno proibiti. L'ultima opzione è il tipo C, che il governo fornirà gratuitamente. Tuttavia, alcune aziende saranno autorizzate a sfruttare i suoi dati cerebrali e farne dei cloni. Dopo la loro seduta, Seo-yun chiede di vedere sua madre, e si scopre che anche il dottore è un androide.
La scena poi passa a un flashback di quando Seo-yoon era giovane. Ricorda quando ha scoperto che sua madre era sopravvissuta alla missione, ma era in condizioni critiche. La squadra Cronod fece visita a Seo-yoon e sua nonna, dove riuscirono a convincere a pagare le spese scolastiche e di soggiorno di Seo-yoon in cambio della trasformazione del corpo della capitana Yoon in un corpo protesico di tipo C. Alla fine, sua nonna accettò la condizione. Il film poi passa al presente, in cui Seo-yoon fa visita a sua madre e la vede tutta rugosa e vecchia ancora in coma. Pochi giorni dopo alla Cronod, il modello IA numero 18 viene attivato ed è pronto per la simulazione. Questa volta, il direttore Kim suggerisce però di fare qualcosa di diverso, e ordina così ai ricercatori di sparare all'androide alla gamba. Una volta avviata la simulazione, l'androide ha difficoltà a reagire ed è sopraffatto da un robot nemico, ma prima che finiscano il test all'improvviso una nuova area del cervello artificiale indicata da flash gialli di luce si attiva, e il robot Jung reagisce con tutta la sua forza. Tutti i membri del progetto sono entusiasti di questa svolta, specialmente Kim. Così, il giorno dopo, il team si dirige al quartier generale principale della Cronod per informare il presidente dell'azienda di questo progresso. Una volta lì, vengono però avvicinati dalla nuova responsabile dello sviluppo del prodotto, che li informa che il presidente non è disponibile. Kim è infuriato e confuso sul motivo per cui un'azienda con base militare avrebbe bisogno di un reparto prodotti. Il manager però se ne frega della rabbia di Kim, e ride di lui prima di andarsene. Dopo il deludente tentativo, il team Jung torna al laboratorio Cronod, dove i nuovi cervelli sono ora pronti per essere simulati. Lì, un membro dello staff informa Kim che il presidente la sta aspettando nel suo ufficio. Quando entrano, Kim viene improvvisamente disattivato, e in una svolta scioccante degli eventi si scopre che in realtà è il primo prototipo creato dal presidente stesso. Nel frattempo, Seo-yoon spiega la loro incredibile svolta al presidente, ma lui non è impressionato. Annuncia invece che un trattato di pace tra la Repubblica Adriana e le forze alleate è in corso, e che la guerra civile sta per finire. Poiché le IA da combattimento non saranno più necessarie, il manager ordina a Seo-yoon di fermare il progetto Jung-e. Tuttavia, il duro lavoro non sarà vano, poiché verranno utilizzati i dati raccolti dall'IA nei lavori domestici. Il presidente rivela anche che distruggerà Kim una volta che tutto sarà concluso. Questo spezza il cuore di Seo-yoon, poiché ha dedicato quasi tutta la sua vita a riportare indietro sua madre. Nella scena successiva, il gruppo continua con il progetto Jung-e per dargli una conclusione adeguata. Durante le simulazioni, il direttore Kim è però arrabbiato e sconvolto dal fatto che l'IA continua a fallire nello stesso posto. Chiede quindi che gli venga tagliato un braccio per attivare la parte gialla del cervello, ma inutilmente. Dal momento che sparare all'intelligenza artificiale nella gamba in precedenza ha contribuito ad attivarla, Kim entra nel laboratorio e apre il fuoco sull'IA, facendola urlare di dolore. La vista fa inorridire Seo-yoon, e quando non ce la fa più prende il controllo dell'IA e la spegne. Quando si rifiuta di riaccenderla, un Kim infuriato le punta una pistola alla testa. Ciò si traduce in un acceso confronto tra i due, ma fortunatamente vengono interrotti da un membro dello staff, che informa Kim che il presidente lo sta aspettando. Dopo l'incontro spaventoso, Seo-yoon scopre che un prototipo Jung è stato misteriosamente preso dal nuovo dipendente Jae Kyung. Senza perdere tempo, si dirige alla sua stanza, solo per scoprire che l'IA è completamente spogliata. Inorridita, Seo-yoon copre il corpo di sua madre e inchioda immediatamente Jae Kyung contro il muro. Senza fiato per la mancanza d'aria, l'uomo spiega che ha ricevuto ordini direttamente dal quartier generale per testare le capacità sessuali dei modelli Jung-e, in quanto possono fare un sacco di soldi se commercializzati. Questo fa infuriare Seo-yoon ancora di più, e cerca di soffocare Jae Kyung, ma proprio in quel momento ricorda che il cervello di sua madre è di tipo C, e può quindi essere utilizzato per qualsiasi azienda e prodotto. Più tardi, Seo-yoon incontra il direttore Kim, anch'egli arrabbiato per l'interruzione del progetto Jung-e. Prima di andarsene, la informa che alla squadra è stato concesso un altro test di simulazione. Se non riusciranno a trovare nulla di conclusivo, tutto il loro duro lavoro e la ricerca andranno in malora. Nella scena successiva, Seo-yoon entra nel laboratorio di intelligenza artificiale e attiva un modello Jung-e che Kim aveva precedentemente devastato. È gravemente ferita, e l'opzione migliore sarebbe terminarla. L'intelligenza artificiale accetta perfino il suo destino, ma prima che Seo-yoon la disattivi, la parte gialla del cervello appare improvvisamente e l'intelligenza artificiale chiede in modo scioccante di sua figlia. Mostra poi emozioni umane, e ricorda di aver visto sua figlia per l'ultima volta prima di andare in battaglia. Sentendo questo, le lacrime iniziano a scorrere sul viso di Seo-yoon, e lei informa l'IA che l'intervento di sua figlia è stato un successo e che guarirà dal cancro. L'intelligenza artificiale è sollevata, e ricorda anche che Seo-yoon le aveva dato una bambola giusto prima del suo intervento chirurgico. Attualmente ha perso la bambola, ed è molto turbata per questo.
Seo Yun fa quindi 2 più 2, e si rende conto che tutte le IA di Yunghe hanno fallito nella simulazione dopo aver visto la bambola vicino a loro, cosa che le ha distratte dalla battaglia. Dopodiché Seo Yun disattiva il robot e inizia a piangere copiosamente dopo aver parlato con sua madre, il che significa che la clonazione del suo cervello è quasi perfetta. Così, il giorno successivo alla simulazione, Seo Yun prepara da sola il robot Yunghe. Dopo che tutti hanno lasciato la stanza, scopre che la parte gialla del cervello dell'IA è in realtà il ricordo di sua figlia. Questa era l'unica ragione per cui stava fallendo le sfide nella simulazione. Ora che Seo Yun conosce la causa, la elimina definitivamente. Poco dopo inizia il test, e tutti sono tristi perché è l'ultimo. Prevedibilmente l'IA viene colpita sempre nello stesso momento e cade a terra, fallendo il test di simulazione di nuovo. Al termine del test, Jae Kyung nota che questo specifico risultato è abbastanza strano, ma Kim lo ignora e lascia la stanza infelice, seguito da Seo Yun. Tuttavia, poco dopo, Kim sente che sta succedendo qualcosa di strano e così torna in laboratorio per ricontrollare la simulazione. Con suo grande shock, viene rivelato che il modello Yunghe non è stato colpito, ma ha simulato il colpo e ha fatto finta di disattivarsi. Kim chiude immediatamente il locale e avvia un blocco di emergenza. Nel frattempo, le guardie che stanno scortando il robot nella sua camera sono confuse dall'allarme. Approfittando della distrazione, l'IA li disarma e fugge. Quando Kim viene a sapere di questo, attiva tutti i prototipi di intelligenza artificiale da combattimento per trovare e terminare Yunghe. Altrove, Seo Yun cancella tutti i dati del cervello di sua madre in modo che non possano mai più essere clonati. Nella scena successiva, Yunghe entra in una stanza piena dei suoi cloni, cosa che la coglie di sorpresa. Arrivano anche i cloni cattivi che cercano di abbatterla, ma l'intelligenza artificiale della leggendaria capitana Yun è semplicemente troppo forte per loro. Tuttavia, quando gli IA di combattimento continuano ad arrivare, Seo Yun si precipita nella stanza per aiutare sua madre. Al momento opportuno, trasferisce il suo cervello in uno dei nuovi modelli di robot da guerra, ingannando tutti. Il duo madre-figlia poi fugge su un futuristico treno sopraelevato, ma Kim non lascia che scappino così facilmente. Le segue lì, e spara persino a Seo Yun alla spalla. Furiosa, Yunghe combatte Kim e gli spara in un occhio, facendogli capire che in realtà anche lui è un IA. I due iniziano quindi a litigare con tutte le loro forze, e a peggiorare le cose anche la polizia si presenta e apre il fuoco. A quel punto, sembra che ogni speranza sia persa, ma quando Yunghe nota sua figlia ferita che trema sul pavimento, ritrova la sua forza. Si trasforma in un'assassina dal cuore freddo e affronta i cattivi uno per uno. Alla fine, Kim viene sbalzato dal treno e anche tutti gli altri robot vengono sconfitti. Dopodiché, Yunghe inizia ad aiutare Seo Yun, ma quest'ultima la prega di andarsene mentre sente le sirene della polizia avvicinarsi. Seo Yun afferma in lacrime che l'IA è ora libera e le dice di scappare via e vivere la sua vita come vuole. Yunghe accetta con riluttanza e dà a sua figlia un ultimo abbraccio. Le due si strofinano anche le guance, proprio come facevano quando Seo Yun era una ragazzina. Viene quindi rivelato che l'IA non ha dimenticato la sua vera identità di capitana Yun Yunghi. Seo Yun chiama l'IA madre e le augura buona fortuna prima che scappi. Il film si conclude mentre Seo Yun soccombe lentamente alle sue ferite, mentre l'IA guarda una catena montuosa e contempla il panorama. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!